mi hai detto il Tronto negli anni 80 era tra le prime cittadine in Italia come il rapporto alla popolazione di aveva un altissimo tasso di persone iscritte al CERT. L'eroina, diciamo, a San Benedetto il Tronto è stata una grande strega che ha ipnotizzato varie persone per tantissimo tempo. Io ero parecchio in strada. Fortunatamente ero interessata a questa casa sgarrupata con tanti graffiti fuori, di cui mi chiedevo sempre, no, ma di chi fosse, chi c'era dentro, che cosa facessero dentro, che era appunto il centro sociale. E dico grazie perché è stato il posto che ha salvato me e ha salvato molti altri. È stata la culla della mia giovinezza. Io dai 14 ai 19 anni ho passato praticamente tutti i pomeriggi lì, venuta a contatto con tutte le realtà musicali, culturali. È stato quello che mi ha formato culturalmente, sicuramente. Centro sociale che poi alla fine ho finito per odiare, perché sembrava che fosse l'unico posto, l'unica possibilità. Quindi noi eravamo sempre lì. Dopo San Benedetto del Tronto volevo andare appunto all'università e ho scelto Bologna perché rappresentava appunto... Sono sempre stata interessata a Bologna politicamente e soprattutto perché rappresentava un po' la culla dell'hip hop e ho deciso di fare l'Accademia di Belle Arti e sono rimasta lì per 8 anni. Bologna è stato il centro culturale per tante persone come me che erano, diciamo, un po' atipiche, no? Che magari non erano proprio il tipico italiano. Bologna era molto innovativa. Per me, secondo me, è stata per tanto tempo una sorta di Berlino, diciamo, in Italia. Però è stato sempre molto difficile interagire con le persone, collaborare. Sono sempre stata un po' sottovalutata, forse per il mio modo di vestire, per il mio modo di pormi, per il mio accento marchigiano, non so, varie cose che mi hanno un po'... non ha aiutato, ecco. A 27 anni, nel 2008, ho deciso di venire a New York. Era il mio primo sogno nel cassetto, lo è stato sempre, ho anche pensato che fosse impossibile realizzarlo e invece bastava comprare un biglietto aereo. Era un momento molto difficile, ero molto delusa. Non riuscivo a trovare lavoro e a fare quello che volevo fare. Sentivo sempre questo lamentarsi continuo e perpetuo attorno che comunque mi buttava parecchio giù. Il primo problema che ho riscontrato a New York è assolutamente la lingua. Parlare inglese è importante per trovare un lavoro di un certo tipo. Andavo a lavorare nel ristorante sapendo che quello era un lavoro che poteva aiutarmi poi per trovare il mio futuro lavoro nell'ambito per cui ho studiato, per cui ho talento, nell'ambito creativo, insomma. Con i soldi che guadagnavo al ristorante ho finalmente comprato la mia camera, con cui ho iniziato a fare video, e il primo video in assoluto che ho fatto è stato sulla storia dell'aiuto cameriera in questo ristorante, che era questa mia amica messicana che era illegale a New York e dopo 13 anni di illegalità aveva deciso di tornarsene a Città del Messico con suo figlio. Adesso sono tornata un po' sulle mie produzioni video. Avevo, diciamo, messo in stand-by perché ho gestito una galleria per 2 anni. La galleria, innanzitutto è importante dire che questa non era una galleria, c'è stato uno spazio che mi è stato dato e io ho trasformato lo spazio in una galleria. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di dare lo spazio agli artisti per poterlo stravolgere completamente e poi ho curato i loro lavori. La galleria
era un po' aperta a tutto, anche perché io volevo assolutamente togliere questi tipo di label, no? La street art, anche perché ormai la street art ha preso una piega assolutamente commerciale di cui non sento più la necessità di supportare la street art e basta. Prima era un discorso proprio perché lo street artist era quello che veniva comunque dal mondo dei graffiti, non aveva troppa possibilità di esprimersi, di essere in una galleria, allora aveva un senso magari dare uno spazio piuttosto a loro che ad altri. Ma la nostra la galleria era aperta veramente a qualsiasi tipo di arte. Adesso sono tornata a fare music video e sto preparando un documentario, quindi sono comunque molto eclettica, non mi sento di poter dire che sono una filmmaker solamente, perché vorrebbe dire annientare tutti gli altri aspetti di me. Differenze sostanziali tra New York e l'Italia è appunto l'onore alla parola. C'è un rispetto dei soldi, della parola, di quello che si dice. Quindi io qui mi sono trovata molto bene, perché finalmente ho trovato persone che erano coerenti. Insomma, la coerenza, no? Nel dire una cosa e farla. Pure ecco, pagamenti che... Ecco, io faccio il lavoro oggi e tu mi paghi tra 2-3 mesi. Questa è una cosa qui che non esiste. Da subito ho anche avuto la fortuna di incontrare alcune persone che mi hanno indirizzato su alcuni eventi, situazioni legate all'hip hop, perché poi insomma il motivo principale dell'amore che ho per questa città è perché questa città è dove l'hip hop è nato, e quindi io volevo venire qua proprio perché questa cultura è stata la mia medicina, diciamo, e io mi sono curata con l'hip hop, cioè tutte le mie più grosse delusioni in Italia, tutto quello che mi è successo nella vita è sempre stato un tornare a casa con l'hip hop, un tornare dove c'era qualcuno che mi dava delle coccole, e dove mi sentivo insomma protetta. Essendo una cultura unica, che è quella afroamericana, nel momento in cui io parlo di hip hop, cioè vuol dire che parlo di funk, jazz, soul, blues, cioè queste cose sono sempre nello stesso palco, diciamo. E sono cresciuta oltretutto guardando esclusivamente comedy show, penso la maggior parte degli italiani, ma comunque, visto che venivano trasmessi solo quei comedy show negli anni 90, c'erano solo loro, c'erano solo gli afroamericani in TV nel pomeriggio, cioè, quindi dalla musica ai comedy show, ai film, Spike Lee è stato il mio regista preferito, Do the Right Thing mi ha cambiato la vita. La cosa che mi piace di più in assoluto di New York è il melting pot, l'avere tutte le persone di tutte le parti del mondo nella stessa città. E questa è una cosa preziosa, bellissima, ti sembra di essere appunto al centro del mondo. Ultimamente ho fatto un viaggio di 3 mesi, appunto perché stavo valutando se lasciare questa città. Perché comunque è una città impegnativa, che è una grande città, come tutte le grandi città ti succhiano parecchia energia, parecchie forze, c'è sempre molto rumore, c'è sempre poca calma. Diciamo che tutti sono qui per un motivo, tutti sono qui per riscattarsi, per trovare un lavoro migliore, per fare più soldi, per diventare qualcuno, per trovare successo. È difficile trovare delle persone che magari hanno voglia di approfondire i rapporti interpersonali. Ho frequentato per parecchio tempo un bel gruppetto di italiani, ed era, diciamo, la mia piccola famiglia. Era molto importante perché ricevevo l'affetto di cui avevo bisogno, l'affetto italiano, diciamo.
quindi le varie festività qui venivano celebrate insieme attorno a un tavolo con cibo decente, buono, cucinato da noi, insomma, quindi era sempre molto piacevole. Nonostante fosse molto, molto diverso da un gruppo possibile in Italia, la cosa che mi manca di più dell'Italia è sicuramente la mia mamma. Perché lei è veramente la mia migliore amica, quindi mi manca, principalmente mi manca lei, come mi manca mio padre, mi manca mio fratello. Loro sono il motivo per cui io torno in Italia spesso, sicuramente. Più mi manca dell'Italia l'assistenza medica non privata, quello mi manca, il fatto di poter sentire libero, di sentirmi male, poter andare in ospedale, mi cureranno senza dover poi aspettare una lettera di $20,000 da pagare. Mi mancano i paesaggi dolci, il mio mare Adriatico sicuramente mi manca, la calma dell'Italia mi manca, poi la calma del paesello, perché la grande città sicuramente è anche simile a New York. Dell'Italia mi manca la sua tipicità, magari. Ho scoperto di essere italiana qui, cioè il fatto di essere italiano e di essere quasi fiero di esserlo è una cosa che ho provato a New York. Penso di tornare in Italia in un futuro prossimo, sì, non lo so. Diciamo che non lo so. Non so precisamente che cosa farò, perché anche qui il mio tempo è sempre delimitato dalla durata di un visto, quindi fino al 2018 ho questo visto, poi posso stare qui e lavorare legalmente, poi non lo so. Sta di fatto che l'Italia adesso come adesso non mi rappresenta, non mi sento rappresentata. Se l'Italia intraprende un cambiamento forte, etico, politico, eccetera, magari posso pensare di poter tornare, non lo so, diciamo che l'unica cosa che mi tiene legata all'Italia per me è la mia famiglia, quindi tornerei per loro e non voglio essere un'immigrata a vita. C'è una frustrazione, è una frustrazione non sentirsi parte di qualcosa in pieno, e quindi è un po' vivere a metà, però ecco, non mi vedo in Italia adesso soprattutto, magari in un futuro quando le cose saranno cambiate, l'Italia sarà un paese migliore.